Dalla fine di febbraio la nostra vita è cambiata, ormai tutto è legato al coronavirus. Ce ne stiamo chiusi in casa, usciamo solo per lo stretto necessario e con la mascherina. Evitiamo qualsiasi tipo di contatto con gli altri. Purtroppo ci stiamo abituando a questa nuova realtà che sta diventando normale. Ma non è così per tutti. I concorrenti del Grande Fratello VIP, per esempio, non sono abituati alla nostra nuova vita. Nella casa di Cinecittà erano al sicuro e, per quanto fossero stati informati dell'emergenza coronavirus nel nostro paese, non potevano immaginare che la situazione fosse quella che attualmente stiamo vivendo. I VIP che sono usciti di recente dalla casa del Grande Fratello VIP sono rimasti traumatizzati. La prima scena è stata un film. Da lontano gli addetti ai lavori rivestiti da mascherina, guanti, che mi parlavano a distanza. Sono rimasta immobile e non sapevo che fare. È stato troppo forte, ha detto per esempio Teresanna Pugliese. L'ex protagonista di Uomini e Donne, una delle ultime uscite dalla casa, si è collegata con Live Non è la D'Urso e ha detto cosa ha provato quando è uscita. Poi sono rientrata dentro perché mi avevano preparato una sorpresa ma io ero completamente sotto shock, ha aggiunto la Pugliese. Teresanna, così come i suoi compagni di avventura, ha saputo del coronavirus quando era dentro la casa. Ma ovviamente vivere la cosa sulla propria pelle è diverso. Anche Licia Nunez ha accusato molto il ritorno alla realtà. È stato devastante. In quella bolla ci sentivamo protetti, anche se in maniera costante avevamo aggiornamenti dalla produzione. Quando ho varcato la porta rossa, a me è sembrato di stare su un set di un film spaziale, ha detto. Abbiamo visto autori, persone della produzione a distanza di 5-6 metri con mascherine e guanti. Alcuni volti non sono riuscita a distinguerli, ha detto Licia. Siamo tornati a casa in macchina, un silenzio tombale, strade deserte. Abbiamo raggiunto i parenti. La prima uscita a distanza di 24 ore dalla mia casa è stata devastante. Casa, spesa, casa, farmacia. Mascherine, guanti. Ognuno manteneva la distanza di sicurezza. Mi ha sconvolto in farmacia, c'è questo, non senso, di umanità giustificata dalla paura. La gente è preoccupata dalla distanza di sicurezza. Dopo 24 ore dalla casa del Grande Fratello ho commesso l'errore di non mantenere quella distanza. Barbara è in una situazione di quarantena da circa un mese. Lei, in maniera delicata, mi ha fatto notare che è nostro dovere conservare quella distanza. Un dramma, davvero.